due giorni dall'intimidazione al sindaco di Siracusa, un attentato, un incendio alla sua auto, ma tra le righe si legge chiarissimo che è un messaggio alla città. Sindaco, intanto la nostra solidarietà da parte della redazione di Web Marte, c'è un grande fermento, si allunga sempre più la catena di solidarietà, un messaggio chiaro alla città. Cosa c'è? Tanta paura, ma soprattutto rabbia? Paura no, rabbia sicuramente. Io voglio ringraziare le tante, ma veramente migliaia di persone, centinaia di associazioni che in questo momento stanno dando solidarietà al sindaco, perché è stato percepito nella maniera corretta l'attentato, cioè l'atto intimidatorio è alla città, alla figura del sindaco, non è a Giancarlo Garozzo personale, il che è un fatto che sotto certi aspetti manifesta una gravità inaudita del gesto compiuto. E poi permettetemi di ringraziare anche il prefetto e le forze dell'ordine, perché quando dicono che a seguito di alcuni fatti lo Stato non c'è, lo Stato è presente ed è presente in maniera importante in queste ore, perché tenta di fare luce rispetto all'accaduto nel più breve tempo possibile. Detto questo, ovviamente da parte nostra, insomma, c'è voglia che venga alla luce quello che è successo nel più breve tempo possibile, e sono convinto che gli investigatori stanno facendo correttamente il loro lavoro. Senza sostituirci agli inquirenti, che stanno facendo un ottimo lavoro e anche veloce, si parla addirittura tra 48 ore di svelare l'arcano, ma non lo so, siamo qui in attesa. Si cerca l'autore o il cosa? No, ma intanto si deve capire questa roba qua, come l'ho definita io, da dove arriva e per quale motivo arriva. Poi sapremo, insomma, se riusciranno a risalire semplicemente al mandante o evidentemente all'autore. Ma ripeto, ci sono delle azioni investigative in corso abbastanza importanti, quindi dobbiamo avere la pazienza ad aspettare. Sinora solo ipotesi, se vogliamo parlare di collegamenti, attività politica, attività amministrativa, attività politica pura legata all'amministrazione della città, che ha creato sicuramente e qualche scontento, che ha deciso di reagire a questa azione in questo modo. Ecco, nello specifico lei ha detto di aver interrotto un sistema consolidato negli anni. No, questo è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo preso noi un comune che sostanzialmente aveva delle proroghe decennali in alcuni casi, abbiamo fatto le gare per tutti. Quando fai delle gare garantisci economicità e l'ente, ma garantisci anche un ricambio che in democrazia, viva Dio, debba avvenire. E questo però ha lasciato fuori qualcuno che prima gestiva qualcosa in più settori, quindi anche lì può essere ricercato il motivo di tale atto, però questo, ripeto, gli investigatori faranno luce. Certo, volendo individuare alcuni comparti, per esempio voi avete interrotto un sistema in quello dei servizi del pubblico, della raccolta dei rifiuti. Sì, io non voglio parlare nello specifico di nulla, perché se tratta un argomento specifico rispetto a questo faccio due cose. Rischio di additare ingiustificatamente qualcuno e dall'altra canto posso anche disturbare le azioni investigative, quindi non mi va di parlare nello specifico di nessuno. Comunque, appalti e comunque gestioni che non... un cambiamento di gestione improvvisa che non è stata mal digerita da qualcuno. Quello è una delle ipotesi di lavoro. Poi ci sono dei controlli del territorio importanti, c'è stata la domenica che io ho fatto quell'articolo a favore di chi subisce estorsioni, dicendo l'amministrazione con voi denunciate. Sono state una serie di episodi per cui ci sono delle attività di indagini importanti. Eppure tutti sostengono di spingersi con le indagini in quella che è l'attività amministrativa e politica, giustamente, di Garozzo. Ecco, parliamo del dopo elezioni, anche questo potrebbe incidere secondo lei? Ma il dopo elezioni non, secondo me non ha motivo di esistere. Cattiverie? No, non ha motivo di esistere assolutamente, non ne vedo l'attinenza, non ne vedo uno spunto di riflessione, non ne vedo assolutamente nulla, quindi non lo so di che stiamo parlando, chi analizza e chi sostanzialmente fa questo tipo di riflessione. Statistiche parlano anche di problemi legati alla crisi economica, c'è molta rabbia, disperazione, ecco il problema delle elezioni, la rabbia è il voto di rabbia espresso a Siracusa. Il frontliner sindaco, quindi è chiaro che tutti arrivano da lei, come negli anni Ottanta. Ma questo accade da sempre in questa città, non è che accade da adesso. Oggi, la bomba è l'atto incendiario è la prima volta. Dicendo, adesso siamo di fronte a una novità, che c'è stato sostanzialmente, che ripeto, è un fatto che da un punto di vista culturale per una città è di una gravità inaudita, che viene dato un incendio alla macchina del sindaco. Che il sindaco, io questo dicevo in più occasioni, io quando sono diventato sindaco ho messo in conto che per il tipo di politica che avremmo fatto noi poteva capitare una cosa del genere, non mi aspettavo che capitava sinceramente a 6 mesi dalla fine, perché ne abbiamo passate tante in questo periodo. Scusate. Poi evidentemente che ci sia un disagio sociale alto, ma come in tutta la Sicilia, ma non per questo bruciano le macchine a tutti i sindaci, quindi non è questo che porta qualcuno a bruciare la macchina del sindaco.
Lei purtroppo non c'era, purtroppo era a Roma per motivi istituzionali, sicuramente una riunione politica, avrà parlato di quanto accaduto ai vertici nazionali del suo partito, per esempio Renzi, che cosa ne dice? Renzi mi ha mandato immediatamente la sua solidarietà, sopra c'è Minniti che sta seguendo come Ministero dell'Interno tutta questa roba qua, ripeto, il Ministro degli Interni, le prefetture, quando si trattano di atti intimidatori ai sindaci e amministratori locali tengono molto alta l'attenzione rispetto a questi avvenimenti e quindi lo stanno facendo assolutamente. Quindi c'è l'interesse di un ministro, anche di un prefetto, ieri il vertice, ecco, sostanzialmente come volete rispondere agli ordini preposti, come vogliono rispondere a questa recrudescenza e anche all'atto di cui lei è stato vittima? No, mi parlo più della recrudescenza, il tema era in generale rispetto alla città. Si sta andando verso un patto per la sicurezza tra Comune di Siracusa, Prefettura, associazioni di categoria e Prefettura e Forze dell'Ordine per tentare appunto di avere, già avvenuto in altre città, più risorse disponibili sui territori, cioè sia in termini di risorse umane ma anche di economie per mettere delle telecamere e addivenire questo tipo di lavoro. Infatti ci sono dei fondi alla regione per la videosorveglianza, si potrebbero sfruttare anche questi? Sono dei PON sicurezza che ti permettono di ampliare la videosorveglianza e su questo stiamo lavorando. Spalle larghe, testa alta, il sindaco reagisce, tutta la città deve reagire, sabato forse si va in marcia. Se sabato si andrà in marcia, io alle 3 un appuntamento a Palermo, ci sarò sicuramente nella mattinata o nel tardo pomeriggio. Chiederà la scorta, sindaco? No, io non chiedo niente, se c'è necessità di scorta me lo deve dire il questore con il prefetto tramite il ministero, io non chiedo assolutamente niente, non si chiede una cosa, devono essere di questo tipo, devono essere gli altri a dirti se è il caso o meno a seguito delle attività investigative.